Siamo con il presidente dell'associazione Vista Mare e con l'assessore Giusiemma. 3 giorni è a Lido, protagonista il pesce, la musica e il divertimento. Sono 3 giorni intensi, chiaramente parliamo del nostro pescato, il pescato dello Ionio e quindi enogastronomia che fa parte chiaramente del nostro patrimonio coniugato al nettare degli dei e ci saranno anche molti eventi perché vogliamo che siano 3 giorni di divertimento ma anche di aggregazione e di confronto. In questi 3 giorni vogliamo accendere i riflettori su quella che è una risorsa fondamentale per la crescita del capoluogo di regione che è il mare. Il mare è un bene prezioso, fa parte del nostro patrimonio ambientale, ma è una risorsa importante attorno a cui costruire l'economia locale. Per questo motivo va valorizzato e tutelato. Tra gli obiettivi dell'associazione è la promozione del territorio. Sì, diciamo che è stata un'iniziativa fatta di comune concerto con il comune, proprio perché come associazione di privati e di commercianti che operiamo nel territorio di Catanzaro Lido c'è l'obiettivo quello di affiancare il comune e di dare una mano al comune dove non riesce il comune ad intervenire, che siano i privati a rimboccarsi le maniche per cercare di dare la giusta attenzione a un capoluogo di regione che per troppi anni addormicchiato, diciamo, e quindi pensiamo che sia giunto il momento di darci una sveglia un po' tutti quanti, quindi questa sarà una delle prime iniziative che sono fatte per la cittadinanza e per la comunità.